Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Ambra Angiolini ed il periodo difficile che ha dovuto affrontare. C'è un episodio molto particolare che lei stessa ha raccontato. Donna che ha saputo costruire la sua carriera fin da giovanissima, arrivando a diventare un vero e proprio simbolo per le nuove generazioni. Quello di Ambra Angiolini è stato un percorso davvero straordinario, e potremmo dire anche unico nel suo genere. Sì, perché questa ragazza, come detto, ha saputo farsi spazio nel mondo dello spettacolo in maniera molto precoce, diventando in breve tempo un profilo amatissimo dai giovani del tempo ma anche da quelli che amavano trascorrere del tempo davanti alla televisione. Ambra Angiolini. Ed allora ecco che il successo di Non è la Rai, è stato determinante per Ambra. Da lì è partito tutto, per lei come anche per altre donne che proprio da questo programma hanno dato il via alle proprie carriere. Per la Angiolini, però, il discorso è sempre stato molto diverso. Un'esposizione mediatica maggiore, delle abilità artistiche innate ed anche la capacità di scegliere progetti lavorativi che l'hanno poi portata a restare saldamente sulla cresta dell'onda. Ed allora ecco che Ambra ha fatto tante cose in questi anni. Tanto cinema, lavorando anche con alcuni signori della regia italiana. Anche televisione, anche se non in maniera così preponderante come si potrebbe pensare. Ma la radio, ad esempio, è stato uno dei mezzi che ha aiutato Ambra a tenere botta e mostrare anche le sue capacità empatiche con il pubblico. Insomma, tanto lavoro e soprattutto tanta voglia di fare. Ambra Angiolini, il periodo che ha travolto la sua vita. Certo, la vita di Ambra non è sempre stata tutta rose e fiori. La donna, infatti, ha avuto anche dei momenti molto complessi da fronteggiare. Negli ultimi mesi, ad esempio, la rottura con Massimiliano Allegri è stata senza ombra di dubbio una situazione molto complessa da affrontare, per lei ed ovviamente anche per la sua famiglia. La Angiolini, però, ha le spalle larghe. Sì, perché nella sua vita ci sono stati anche altri momenti molto complessi. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, infatti, è stata lei stessa a raccontare un episodio molto particolare che le è accaduto quando ha cominciato a fare volontariato. Al primo incontro faccio quello che so fare, una lezione di teatro. Dico, ora camminate come se ci fosse il sole. Ora come se facesse freddissimo. Ora con una gamba sola. Tutti partecipano tranne due ragazze, ha spiegato Ambra. Me la prendo con una e le dico perché non partecipi? Lei mi risponde, non ho più una gamba, non riesco a camminare. Volevo morire, sparire, dileguarmi. Invece la psicologa dell'ospedale mi dice, brava, li hai conquistati. Apostrofo, ha ancora spiegato la Angiolini. Una situazione davvero molto particolare. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.